Nelle turbolente acque del Grande Fratello, non tutto è lustrini e champagne. Beatrice Luzzi, volto noto della scena romana, si è trovata in balia di un'onda emotiva inaspettata, lasciando il pubblico e i coinquilini in apprensione. La saga ha preso una piega imprevista quando, in un'inattesa pausa dall'incessante rincorsa dello show, è stata offerta ai veterani del reality, tra cui Anita, Vittorio, Fiordaliso, Garibaldi, Massimiliano, Letizia, Rosi, Grecia e la stessa Beatrice, una trasferta in spa per un meritato relax lontano dal caos di Cinecittà. Beatrice Luzzi, l'attacco di panico al Grande Fratello. Mentre la maggior parte dei partecipanti si godeva il dono del Grande Fratello, Beatrice ha attraversato momenti di vero strazio, sentendosi colpevole per aver mancato un giorno cruciale, la commemorazione del padre, venuto a mancare il 4 gennaio. Il suo sfogo non ha lasciato indifferente. Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo. Come sapete, mi dispiace tanto. Ed è veramente troppo. Non devo darmi colpe? Un conto è stare qui e un altro è andare in spa. Un peso che ha scosso l'attrice fino al nucleo, culminando in un attacco di panico di un'intensità mai sperimentata prima. Non sono stata bene e l'hai visto. Io non credo di aver mai avuto quella brutta sensazione che ho avuto in Tugurio a un certo punto. Non penso mi sia mai successo così. Mai avuto così. Credo proprio che fosse un attacco di panico. E infatti mi sentivo malissimo. L'amica Fiordaliso si è affrettata a prestare conforto a Beatrice, un gesto di solidarietà in un momento di vulnerabilità. Ma le acque si agitano ulteriormente quando emergono dettagli su un certo Massimiliano Varrese, con Luzzi che illumina aspetti meno lusinghieri del suo comportamento. C'è stata la cosa di Heidi. Sì, per questa storiaccia con Massimiliano, il padre se l'è venuta a riprendere qui. Cosa che stavano per fare pure i miei familiari. Visto che glielo permettevano di fare qui in casa, i familiari se la sono venuti a riprendere. Forse avrebbero dovuto loro dare una regolata un po' prima a Massimiliano. Anche una stella come Beatrice Luzzi può essere sopraffatta dal peso delle circostanze. Resta da vedere come si evolverà questa vicenda e quale impatto avrà sul percorso di Beatrice all'interno della casa più spiata d'Italia.